Ecco, allora vi dicevo, quindi la certezza, la speranza nasce da una certezza, cioè dal fatto che Cristo è risorto e quindi che la salvezza è avvenuta. Allora, secondo concetto che vorrei che fosse chiaro, quindi speranza è tutta chiara, vero? Adesso io dico, Gesù è venuto per darci la salvezza. Che significa questo termine salvezza? Aiutatemi a capire, ecco, è venuta la salvezza, è un termine molto generico, è venuta la salvezza, perché, che è successo, dov'è la salvezza? Che? Allora, vediamo di capirla bene. Qual è stata l'opera redentrice di Gesù? Cosa ha operato Gesù? Ha fatto i miracoli? Li ha fatti anche. Ma questa è stata l'opera di Gesù, i miracoli? No. Qual è stata l'opera redentiva di Gesù? Cioè il fatto che lui ha dato la sua vita, che sia morto in croce, la passione, cioè, quindi che cosa significa? Che noi siamo entrati in comunione con Dio. Allora, in che cosa consisteva il peccato? In che cosa consiste ancora per chi non ci sta dentro? Consiste nel fatto di non essere in comunione con Dio, cioè io non vivo la comunione con Dio, cioè Dio mi offre la sua comunione, ma io la rifiuto, io rinuncio alla comunione con Dio. E come? Il Signore che bussa alla tua porta e tu non apri la porta, perché tu c'hai tu la maniglia per aprire la porta, ma tu non apri e lui bussa, non è che l'apre lui. Quindi la comunione con il Signore non è opera nostra, è opera di Gesù, perché Gesù ci ha rimessi in questa comunione col Padre, perché il peccato originale e anche quindi il nostro peccato aveva interrotto questa comunione, non c'era più la comunione col Padre. Mi sto facendo capire? Rompere la comunione col Padre e quindi col Figlio e lo Spirito Santo significa non ricevere più la vita di Dio, cioè non ricevere più la grazia. Che cos'è la grazia? È la vita di Dio. Allora, quando io non sto in grazia, non sto in comunione con Dio. Chiaro questo concetto? Adesso, attraverso la Pasqua, cioè attraverso la passione, la morte e la risurrezione, quindi il triduo pasquale è importante, no? Che noi lo viviamo, perché noi viviamo la passione, la morte, la risurrezione di Cristo. Attraverso il triduo pasquale noi riviviamo di nuovo l'evento della salvezza, cioè noi di nuovo entriamo, grazie a Dio, entriamo in questa comunione che il Signore ci ha donato, Lui gratuitamente, noi non abbiamo fatto niente quindi attraverso questa realtà, ecco perché la notte di Pasqua si rinnova il battesimo, perché è attraverso il battesimo che noi entriamo in questa comunione con Dio. È chiaro questo concetto? Come si chiama tutto questo? La salvezza. Noi abbiamo ricevuto la salvezza, cioè noi finalmente siamo salvi, cioè siamo nel cuore di Dio. Siamo salvi perché siamo entrati in comunione con Dio. Quindi chi sta nella comunione con Dio, chi vive in comunione con Dio, chi vive in grazia è salvo. Quindi significa che questa grazia lo tiene allegato all'amore di Dio, alla comunione con Dio, per cui la sua vita non finirà male, non va all'inferno. Cioè la sua vita diventa una vita che è stata salvata da Cristo e quindi è entrata nella salvezza. E se dovessi sbagliare, ecco la confessione. Ecco perché si arriva adesso ogni domenica, ma anche che è la Pasqua settimanale, e ogni adesso prossimi si arriva sempre con una confessione fatta bene, perché attraverso la confessione io entro sempre, ricevo sempre questa grazia,
quindi mi riconcilio di nuovo. Perché? Perché nonostante il Signore mi ha danato tutto di sé, ma io ogni tanto ho le mie riserve, ogni tanto faccio, sono superficiale, ogni tanto non ricevo tutte le, rifiuto delle grazie. Allora attraverso la confessione io rinasco. E non si può mai fare una confessione se prima non si è fatto un buon esame di coscienza. E qui vi fate aiutare da Don Giuseppe, perché? Perché mai andare alla confessione a dire le solite cose, mai, se no diventa un'abitudine. Invece Don Giuseppe vi aiuterà a capire come si fa un esame di coscienza. Perché? Perché fare un buon esame di coscienza significa entrare dentro a tanti particolari che forse noi dimentichiamo, o che magari il mondo di oggi ci fa credere che tutto è possibile, mentre invece noi dobbiamo capire bene quali sono le dinamiche per entrare nella grazia del Signore. Allora, quindi, la salvezza noi la dobbiamo custodire, la dobbiamo tenere cara cara, non dobbiamo mai perderci da questa salvezza che ci è stata donata. Vi siete stancati? No.